più saggio e più ricco della terra. Lui era un uomo di successo. Però cosa dice il re Salomone? Tutto quello che i miei occhi desideravano non l'ho negato loro. Non ho rifiutato al mio cuore alcun piacere, perché il mio cuore si rallegrava in ogni mio lavoro. E questa è stata la ricompensa di ogni mio lavoro. Questa è stata la ricompensa. Vedete, Salomone faceva tutto quello che gli occhi desideravano e aveva successo. Ma alla fine che è rimasto di queste cose? Lui ha sempre seguito il desiderio dei suoi occhi. Aveva carri, cavalli, donne, oro, argento, palazzi, tutto quello che... Ma aveva il Signore? Questo è il punto. Aveva il Signore alla fine della sua vita? Se noi seguiamo i nostri occhi, noi non saremo mai sazi. Noi non saremo mai sazi perché i nostri occhi vogliono sempre qualcos'altro. Salomone aveva tutto ma non era contento perché continuava a volere qualcos'altro. Quante persone sono così? Che continuano a seguire la concupiscenza degli occhi. Hanno tutto ma non riescono più a fermarsi. Continuano ad accumulare, accumulare e poi non si sa cosa ne fanno di queste robe. Però gli occhi ci portano nel baratro. Se noi seguiamo la carne, noi andiamo alla morte. Che dove il fate l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cosa diamo noi in cambio a Dio per la nostra anima?